Alla fine di ogni giornata potremo costruire una nostra galleria di ritratti, fatta dai volti che incrociamo in metro, per strada. Incroci di sguardi casuali, occhiate indifferenti e veloci, troppi sguardi, troppo brevi. E noi a nostra volta faremo parte della galleria di qualcun altro. Uno scambio reciproco e velocissimo, come un bizzarro gioco delle figurine. Della mia personale galleria quotidiana farebbero parte anche loro. Qualcuno, a loro, è riuscito a fermare il tempo. Quel qualcuno, a me, ha dato l'eccezionale possibilità di indagare i loro volti per tutto il tempo che voglio. Questo è il fine ultimo di un ritratto, fine di cui erano perfettamente consapevoli loro mentre pazientemente posavano e di cui era perfettamente consapevole quel qualcuno mentre li ritraeva. Per ben 16 volte Alessandro Manzoni e Francesco Aiez si trovarono l'uno di fronte all'altro. Seduto e rilassato lo scrittore, teso e concentrato sul suo taccuino il pittore. Non ha penne tra le mani, ma una tabacchiera, perché così che lo volle Teresa, la contessa Teresa Borristampa, committente dell'opera, che gli sta accanto anche ora. Severa, casta e austera, con quel flacon d'odeur che sembra suggerirne la fragilità. Procedeva così Aiez, a partire da un disegno rigoroso, accostava toni chiari a toni scuri, che poi ravvivava con dettagli più evidenti. È il primo fra gli artisti italiani ad accorgersi del passaggio fra neoclassicismo e romanticismo. Non esiste più una sola bellezza, come vediamo in Appiani, ma si afferma una bellezza relativa che cambia, che va cercata in ciascun individuo. Nella fierezza dei loro sguardi c'è un'affermazione importante. Eccomi qui ed ora.